Signori, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Trading Time. Mi sentite? Vedete il mio schermo? Ok, grazie, buonasera Doriano, buonasera a tutti. Quindi vedete e mi sentite molto bene. Quindi rapidamente guardiamo il disclaimer, se riesco a farlo partire. Eccolo qua. E intanto vediamo se anche il buon Anton Giulio riusciamo a farlo collegare. Grazie Giovanni. Anton Giulio c'è, perfetto. Aspettiamo ancora un secondo, intanto provo a far collegare Anton Giulio, intanto che mostriamo il disclaimer che vi prego di leggere con attenzione. Anton Giulio Olivieri, eccolo qua. Allora, Anton Giulio Olivieri. Allora, sono già le 15:34, quindi direi che possiamo anche partire con l'esame dei mercati. Quindi Anton Giulio, adesso dovresti avere tu l'audio anche e si vede perfettamente il tuo video. Quindi parti. Pronto? Ti sentiamo, Marco? perfetto, ti Buongiorno a sentiamo. tutti, ciao a tutti ragazzi, Anton Giulio Olivieri, Uptrend Advisory. Mi senti Marco? Perfetto, forte e chiaro. Perfetto. Andiamo subito con l'esame, io te l'elenco delle posizioni che abbiamo in portafoglio, ti saluta Giovanni, Rumiana e così via. Perfetto, Ricambio affettuosamente a tutti, buongiorno. parti tu con la scaletta che ti sei programmato, Anton Giulio, come preferisci. Come al solito partiamo dai nostri quattro grafici primari, euro-dollaro, dollaro-yen, Bund e DAX. Abbiamo su tutte e quattro una posizione primaria in essere aperta. Partendo dall'euro-dollaro direi possiamo confermare la nostra view di lungo di short. È nata il giorno 3 gennaio questo short a cambio di segnale del nostro Super Trend 5.0, adesso è stata confermata la nostra view short dalla rottura, come ben sapete, dell'altro giorno di questa lunga trend line ascendente che ne supportava i movimenti, e adesso ci troviamo in una situazione un attimino. Pronto? Mi Vai sentite? tranquillo, non ti preoccupare. Ok. Ho un ritorno di linea. Adesso, come diceva anche ieri Pietro Pacello, siamo in presenza di una, abbiamo in una divergenza rialzista sul grafico H4. Ieri eravamo in prossimità, proprio durante trading time, alle 16, quasi della rottura della zero line. La zero line è stata quasi testata dal nostro typical price ed è tornato giù. Adesso vedo che purtroppo abbiamo un gold. Per cambiare un altro argomento, ve lo faccio subito vedere, eccolo qua, che comunque nell'ultima ora e mezza, dopo avervi segnalato ieri brillantemente il nostro target, quindi la chiusura operazione gold, ha breccato al ribasso questa trend line di breve che supportava il rialzo in essere da qualche giorno. Ora vediamo come dinamicamente si evolverà la situazione tecnica, ma questo ribasso tecnico che c'è stato del gold, da 1248-1250 fino a testare i minimi dell'altro giorno, 1225, ha comunque un attimino fermato il rialzo e quindi il retest di questa vecchia trendline ascendente che avevamo sull'euro. Ecco perché adesso siamo ancora qui e si combatte, siamo ad un livello cruciale, combattono venditori e compratori, adesso vedremo come si evolverà la situazione. Idem anche per il dollaro yen. È tornato a testare i vecchi livelli di prezzo, ve lo ingrandisco, dell'altro giorno quando ha pullbackato la trend line rotta precedentemente, quella partita il 12-5 del 2013, rotta il 10 gennaio, pullbackata l'altro giorno, come ricordate, il 16, e adesso stamattina era arrivato a testare, a battere di nuovo quei livelli di prezzo.
Adesso vediamo un attimo come si evolve il prezzo. Noi siamo sell di lungo, il nostro stop meccanizzato sarebbe in area 105,20-105,30, quindi manteniamo la nostra posizione in essere short e vediamo come si evolve il prezzo, l'andamento dei mercati. Passando al Bund, che è quello che più ci ha dato soddisfazioni fino a questo momento, ricordate, vi ricordo la nostra entrata long il 10, l'11, il 10 gennaio con un super trend 5.0, 140,40 e rotta al rialzo la trend line che ne conteneva il ribasso partita l'11, l'1 novembre del 2013. Rotta l'altro giorno, il 16, adesso ha raggiunto un massimo di 141,70 ieri oggi in mattinata, per poi ieri in serata, per poi stamattina aprire con un brutto gap down, però adesso, come vedete, ampiamente ricoperto e punta di nuovo verso i massimi. Confermiamo anche qui la nostra operazione di lungo in long e vediamo come si evolve questa dinamica che ci segnala il nostro CCI, come si evolverà il prezzo su questo strumento, dato che siamo in presenza di una bellissima divergenza short, quindi ci potremmo aspettare adesso un retest dei massimi, poi un retest di questa vecchia trend line dinamica, questa qui in quest'area di prezzo, per poi ripartire a rialzo pesantemente fino a un target effettivo di recenti massimi 142,25. Passo per ultimo al DAX. Questa è la dinamica di lungo del DAX, come ben sapete, al rialzo è un trend che punta ormai verso i 10.000 punti. Noi siamo entrati ulteriormente long, coprendo la vecchia operazione short di lungo partita il 2 gennaio del 2013, del 2014, scusate, e adesso sta attestando il core di questo canale rialzista, come ha attestato anche l'altro giorno, il 17. Adesso è chiaro, la dinamica è un po' contrastata perché, come ben sapete, ieri i mercati americani erano chiusi, quindi c'è un po' di turbolenza e ci sarà un po' di volatilità in queste prime ore di contrattazione. Domande, Marco? No, per adesso no. Quindi confermo per il momento la nostra view long sul DAX di lungo con un super trend e la nostra posizione aperta, come ben sapete, è 9.725, 9.730. Ok, l'altra posizione che abbiamo aperto è uno spread euro AUD. Ok, l'apro subito. Euro AUD, questa qui si sta muovendo, allora ha rotto. Ve la rimpicciolisco un attimo, la figura è questa qui. Noi la seguivamo il bel rialzo di questo cross sintetico valutario, euro contro dollaro australiano, abbiamo congiunto i minimi ascendenti dal lontano 7 novembre 2013, poi al 20 novembre e per finire la proiezione ci ha portato qui ad iniziare ad investire delle possibili inversioni di mercato, quindi una view short. Ecco perché noi siamo entrati short a cambio di colore del super trend, scusate, qui dove c'è anche questa freccetta. Stavamo servendo bene il movimento ribassista, poi, come ben sapete, il Northern Payrolls americano ha scombussolato la view di mercato dell'ultimo mese ed eccoci di nuovo qui come il nostro super trend, essendosi bidirezionale, ha riaperto una posizione enorme e adesso purtroppo dobbiamo soffrire un po' in questo momento. Come vedete abbiamo anche il typical price che ha rimbalzato sulla zero line e adesso bisogna tenerla in portafoglio per il momento. Marco, domande? Qualcosa? No. Vedete questa, scusate, questa è la flag, diciamo, il possibile pattern nel quale si sta muovendo il cross euro contro dollaro australiano, che comunque una bandiera ribassista di continuazione rialzista sarebbe, è possibile che si configuri questo tipo di canale discendente. Renato ci dice, ma Pietro, una volta c'è e una volta no? È successo che ha avuto una serie di impegni, Purtroppo ma al quale non si è potuto ha ragione, sottrarre. Lo so che purtroppo ascoltare la voce di Anton Giulio è poco gradevole, ma non è lo dobbiamo portare stesso. pazienza.
Grazie Marco, sei un amico. Certo. Allora, vediamo, allora, questa, grazie Claudio. Allora, questo spread aperto giustifica anche quella doppia operazione che vedevate quando Anton Giulio ha commentato l'euro-dollaro. Se Anton Giulio la puoi cortesemente mostrare. Euro-dollaro affiancato a No, questo no, o apro solo soltanto l'euro-dollaro, euro-dollaro? apro solo Ok. l'euro-dollaro. Eccolo qua. Perché l'euro-dollaro, Anton Giulio vi ha mostrato il nostro ingresso principale, qual è? Che non, a casa mia con un computer un po' di fortuna non riesco bene a vedere la linea, il livello. Ecco, Eccolo il livello, te l'ho ecco, appena evidenziato. ecco, perfetto. Quello è il nostro ingresso short come posizione primaria sull'euro-dollaro. Poco più in basso c'era un ingresso long che teoricamente controsenso, in Eccolo qua. realtà non è controsenso, ma è È il questo long secondo. della posizione girata dello stop and reverse del nostro super trend su EURD. Ecco, quindi ho fatto questa precisazione perché magari qualcuno osservando il monitor poteva non comprendere bene perché questo apparente hedging, perché di fatto l'operazione è sterilizzata in questo momento. Lo è nella misura in cui rimane ancora aperta la posizione di spread che valuteremo più avanti se continuare a lasciare aperta o magari mandarvi un post segnalando la chiusura o l'eventuale modifica. Vediamo se ci sono domande o richieste particolari. Non è vero Carlo che Anton Giulio è molto bravo, non lo lodiamo inutilmente, che non se lo merita. Vediamo se Un non ci saluto a sono Carlo a richieste questo punto. particolari, di cross da osservare in particolare. Renato ci chiede quando lo spread ha fatto stop and reverse, vogliamo guardarlo? Allora, Allora, vediamo se. innanzitutto li metto sul grafico, Sì, sì. spero attraverso lo storico di trovarla. Adesso no, te lo dico io perché Ah, ce l'ho già ok. qua aperto, devo solo mettere in ordine le operazioni per commento, te lo dico, euro AUD, Purtroppo, come eccolo tu ben qua. sai, Si è lavorando da aperto il server giorno remoto. 16, chiedo scusa, si è aperto il giorno 16 alle 4 di notte, Renato, in automatico. Gliela ingrandisco così magari anche dal grafico, attraverso il grafico Ok, può capire. perfetto, tutto Guarda, chiaro. Renato. Allora, se non c'è nessuna domanda particolare per osservare qualche valuta, passiamo subito all'azionario che normalmente poi magari sfugge. Vuoi dare un'occhiata Marco, all'azionario? volevo un attimo soffermarmi sull'oro, sul Ok. Nord. Perfetto, dopo rispondiamo alla richiesta di Riccardo. Vai, che ci chiede Eccolo, il dollaro guardate, questo è australiano. l'oro, questa è la conformazione tecnica del movimento del grafico del gold, del futures. Fino a qualche secondo fa noi parlavamo e il prezzo batteva 1237. Adesso si sta rimangiando tutta la candela short, la candela nera fatta in precedenza. Quindi io direi aspettiamo le 16 come conferma a 4 ore. Vediamo un po' perché potrebbe essere questo il nostro parametro per capire un po' dove diciamo i mercati vogliono andare, come i mercati vogliono muoversi per le prossime ore e quindi per i prossimi giorni. Peraltro, come. Ripeto anche che se questo break fosse confermato e quindi una rottura anche ampiamente sotto i 1230-1233, ovviamente potremmo iniziare a pensare che l'euro-dollaro quindi continui a mantenere la sua impostazione ribassista, il DAX rialzista, euro-dollaro-yen uguale e così via. Ecco anche che, come ben sapete, aspettiamo le 16, vediamo come chiude la candela, vedo anche il CCI, come dice l'index, che ha abbondantemente crossato al ribasso la zero line, dall'alto verso il basso, quindi vediamo. Per me potrebbe essere un segnale operativo. Tu Marco, che ne pensi? Ma io vedo anche che siamo ancora attualmente in una dinamica long, quindi abbiamo comunque quella trend line che potrebbe continuare a fare da calamita, quindi potrebbe anche essere semplicemente un affondo che verrà
Prematuro. rimangiato tutto in parte, insomma. Quindi tu Se dici di poi aspettare il massimo pullback di nuovo in quest'area qui di prezzo, ma no? Al il massimo. trend ascendente non è negato. Se Ricordiamoci io che il primario è questo qua, Marco. Il primario ribassista, abbondantemente certo. ribassista. E quindi noi aspettavamo, ti ricordi, stavamo guardando qualche tempo fa il prezzo del gold, lo aspettavamo in area 1265, purtroppo ha testato, ve ne ingrandisco, come massimo l'altro giorno 1260 e 76 se non mi sbaglio perché lo seguivo 1260 a 1259,80, scusate, e poi da lì è venuto giù. E ha fatto 25 dollari di ribasso fino alla candela attuale. Vai, scusami se ti ho No, 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 interrotto. per me, prima di assumere la Aspettiamo. posizione, aspetto perché secondo me un minimo di rilanciamento, questa discesa lo farà e quindi non sono convinto che abbia deciso di rinunciare a testare livelli superiori, insomma, prima di eventualmente riprendere il primario short, aspetterei ancora un momentino. Poi vorrei passare alla sterlina dollaro, poi vorrei passare all'analisi della sterlina, del cable, sterlina contro dollaro americano. Questa è la conformazione grafica daily. E come ben sapete c'è stata una rottura della trend line di lungo che manteneva i movimenti, che supportava i movimenti al rialzo. E poi purtroppo se il prezzo è tornato su e come ben sappiamo la sterlina penso sia la valuta più forte al momento mondiale e quindi vediamo come è rientrata al rialzo e batte ancora i prezzi medi dell'ultima congestione, 1,6450, 1,6440, questa zona qui di prezzo, no? Fin quando, come ben sapete, non la vedremo al di sotto di 1,6250, quest'area di prezzo, non potremo iniziare a pensare a uno short di lungo periodo. Perché in primis io l'altro giorno avrei voluto iniziare a poter servire al ribasso sterlina, purtroppo aspettavo un pullback che non c'è stato perché il pullback poi si è chiusa la candela delle 4 al di sopra della vecchia trend line e quindi per fortuna non siamo ancora dentro. Occhio che se dovesse continuare la conformazione grafica punterebbe tranquillamente verso i massimi di periodo, quindi a 1,6590, potremmo vederla Sì, come però tornata. ecco, attenzione, attenzione. Diciamo che io dai massimi di periodo vedo che c'è stato un primo affondo, un ritracciamento, un secondo affondo e adesso si sta determinando il secondo ritracciamento. Teoricamente, questo, se si dovesse mai configurare un pattern di inversione, potrebbe essere anche il miglior momento per entrare short, Io teoricamente. preferirei entrare short di sterlina, non su questo cross in particolare, ma sull'euro sterlina, su euro GBP, perché vorrei iniziare a comprare euro contro sterlina. Vedete, questa è la conformazione grafica. Come anche Pietro ha ampiamente detto negli ultimi giorni, c'è stata una prima rottura, pullback, adesso sta ritestando questa vecchia trend line che conteneva il ripasso. Quindi io la vedo una divergenza in formazione, magari non sarà oggi il giorno in cui entreremo in spread su questa operazione, però vedo una possibile divergenza long in formazione. Il pullback, se tiene, è effettivo, magari non venderei sterline sul contro dollaro, ma magari comprerei in spread, farei l'operazione in spread, assicurandomi con l'euro dollaro. Intanto ci segnala Mario che alle 16 c'è il fixing dell'oro e lui pensa che è fatica che rompa prima. Ecco perché. Grazie Mario, grazie mille. Doriano ci dice, e anche se non sbaglio Riccardo, sono dentro il dollaro australiano. Qual è la vostra view? Abbiamo un grafico del dollaro australiano? Allora, Doriano, se mi specifichi che posizione hai di dollaro australiano aperta, long, short, Intanto cerchiamo il su che grafico. grafico? Innanzitutto vi preparo il grafico. Short. Ok.
magari. dei prezzi attuali da 0,88, 0,88, 88,10, diciamo dal touch del super trend, quest'area qui, o da prima? Facci sognare, Doriano. Dai, dici che sei short dai massimi 0,90, Non ci dice da quando, ma dice prima. va bene. Bravo, Doriano. Poi, insomma, Grande Doriano. circa. Allora, questa è la conformazione di lungo, come ben sapete il cross è stato deprezzato e diciamo c'è stato, abbiamo avuto una prima rottura al rialzo l'altro giorno, il 10, nella prima settimana di gennaio, che ha portato i prezzi fino a testare l'area di 0,90,50, 0,90,80, quest'area qua. Poi da questo momento in poi i prezzi sono, il dollaro australiano è stato svenduto anche per i dati negativi sul tasso di disoccupazione che sono usciti molto negativi, molto brutti in Australia, di notte ricordo. Noi eravamo long di questa posizione, poi ovviamente c'è stata quella brusca vendita che ha portato il cambio da 0,90 fino a, ha fatto perdere quasi 2,5 figure fino ai livelli attuali 0,88,50 e adesso ovviamente noi siamo sell di 0,15 in spread contro euro-dollaro, su euro-D. Noi continuiamo, la view è sempre short, ripeto, potrebbe effettivamente essere ultimata, potrebbe essersi ultimata la fase di ribasso del cross quando e soltanto quando vedremo il cambio crossare anche al rialzo questo super trend 5.0, penso, no? E ci precisa Doriano che è short da 89,40. Oh, complimenti. Sei dentro già da una figura e mezza. Peccato, l'altro giorno era arrivato a 87,60. Mantieni la posizione, Doriano, tieni conto che se ti crossa al rialzo 0,88,50, o la copri la posizione o la chiudi. Diciamo Noi che aspettiamo un rimbalzo. Questa è la conformazione, guardate, questo ha fatto, sta ballando e praticamente sta pullbackando la trend line di lungo che ha contenuto il ribasso, e questo è l'ultimo pullback che ha fatto ieri a mezzanotte, ieri all'inizio, o stamattina a mezzanotte. Quindi siamo attenti, se rompe con decisione 0,80,50 quest'area qua di prezzo evidenziata, bisognerà chiudere la probabilmente, posizione short con un abbandono speculativo. Doriano avrà già incassato parte della posizione e quindi adesso non rischia più nulla. Dice Doriano, pin ribassista, evidentemente se adesso questo H4 lo mettiamo in D1, probabilmente noi andiamo a Sì, vedere una pin no, ma ha ribassista ragione. sicuramente, probabilmente. Ci Guardiamo, mettiamolo in mancherebbe. D1. Purtroppo non la posso togliere, siamo sotto Ah, meccanizzazione, ok, quindi aprici. c'è una. Hai ragione, Questa è la meccanizzazione c'è fatta un da Pietro. grafico. Probabilmente Pietro penso abbia fatto una meccanizzazione al ricross del super trend long, D'accordo. immagino. Allora Ecco, ci fatto di long. chiede Francesco un sterlina yen, lui dice di essere long dal livello 171,36. Ci chiede se è il caso di uscire. Riusciamo ad aprire rapidamente uno sterlina yen? Perché è molto volatile, no? Sta battendo, sì, ho visto che io ricordo che non ha raggiunto i massimi di periodo sterlina yen ancora, cioè ha un po' di strada, adesso te lo apro comunque, io la terrei la posizione. Diciamo che sei long, sterlina Eccolo, yen. un attimo, tanto lo apro, eccolo. Ah, li sta battendo adesso, 171,90? Lui è entrato a 171,36. Diamogli subito una visione un attimino più chiara. Riusciamo a mettergli uno schermo chiaro, Sì, il nostro scusate. formato Ecco, standard? perfetto. Ecco, ricordati di metterlo in H4 perché siamo in H1. Perfetto. Ecco, infatti sì, ricordavo bene, questa era la trend line che stavo analizzando io. Lui è Lui entrato al è proprio da breakout. 171, lui è entrato sul breakout. Immagino perché quelli sono i livelli. Sì, 171,30 è questo qua, è qui. Lui o è entrato qui o è entrato sulla forza, su questa candela che ha fatto stamattina, no? Che ha fatto in nottata.
Adesso il tuo target, il primo target potrebbe essere questa zona qui di prezzo, 172,80, 172,90. Poi vedere, io aspetterei, cioè Non ha non motivo, sarò nel adesso senso, poi. scusami, vai avanti, scusami. Se mettiamo, guarda, impostando adesso una trend line di brevissimo sul cross, congiungendo questi due minimi crescenti, se non ti torna ai tuoi prezzi attuali, o meglio, se non va sotto 171, l'operazione è long. Cioè, Anche perché se se sì, guardi comunque. l'indicatore, attualmente non hai nessuna indicazione di rallentamento di questo momento di salita. L'indicatore, come vedi, sta salendo, non c'è nessuna divergenza, quindi. C'è un leggero ipercomprato, però voglio dire, sei entrato sulla forza, adesso il tuo primo target realmente potrebbe essere questo. Guarda, se tracciamo un Fibonacci dell'ultimo ritracciamento, questo, dal massimo fino a questo minimo 168,30, hai appena oltrepassato i 50 e il 61 di Fibonacci è praticamente lì. Io ti ho detto 172,80, 162,50, già potresti iniziare a metterti magari un alert in piattaforma. Hai altri 50, 55, 60 basis point ancora da poter Giocarci. liberi, ecco. Ok. Io ripeto, non la chiuderei prima del raggiungimento di quest'area di prezzo. Adesso non mi sembra che ci siano domande. È già trascorsa mezz'ora. Vogliamo cominciare a guardare. Ecco, a meno che tu non abbia qualche altra valuta da voler osservare, possiamo passare a dare un'occhiata all'azionario. Anton Giulio, cosa dici? Sì, Mi sembra che abbiamo ma risposto a tutte le domande. Sì, esatto. no, controlliamo se ci sono posizioni. No, questa è l'Australian Dollar, è una meccanizzazione in atto che probabilmente ha impostato Pietro ieri. Praticamente è stato impostato un super trend 3.0 in H4, only long, vedete? Lot size 01, speculativa, trade now true, tutto true, 3.0. Praticamente, se dovesse crossare al rialzo la zona di prezzo di cui parlavo prima anche per Doriano, 0,88,50, da lì in poi il nostro expert advisor entrerebbe long a mercato. Perfetto. Adesso passo all'azionario, apro la Sì, perché piattaforma di non ci sono domande a Altair. riguardo sul Forex. Ok. Ok, questo è l'azionario, parto subito Allora, scusami dall'indice. solo un attimo. Fabio ci Sì, dice dimmi. che l'oro ha chiuso la candela delle ore 16 sotto il supporto. Ok, allora adesso Va bene. secondo me, no, cioè, questo sarebbe, noi pensavo questa linea di prezzo, Infatti, 1235, 1230. Vediamo come no, si evolve la situazione. È chiaro che il nostro CCI praticamente ha confermato la rottura, ha confermato l'inversione, la trend line è stata rotta. Adesso vediamo. Entrare adesso qui significa avere questo box di stop, guardate, 25 dollari di quotazione per 40, diciamo, perché il primo target sarebbe qua. Quindi io aspetterei probabilmente, come dice anche il mio collega Laurenzi, un retest dei massimi delle ultime settimane, 1250, 1245 in questa zona di prezzo, e poi da lì magari servire un bel ribasso. Grazie della segnalazione. ok, Pronto? perfetto, possiamo proseguire. Ah, avevo perso il segnale, ecco. Ok, noi ci Ok, sentiamo questo è molto bene. l'indice. Perfetto. Questo è l'indice, il FTSE MIB, è stata testata ieri il livello di 19.900, 19.950, poi ieri in chiusura ha toccato i 20.000 punti e adesso è di nuovo lì sui massimi, oscilla nel range di prezzo. Oggi il FTSE MIB ha fatto un massimo 20.170, se non ricordo male, sì, 174, e un minimo di 20.050, quindi comunque sempre sopra la linea psicologica dei 20.000 punti. Purtroppo dico psicologica perché non ci sono dei veri e propri segnali operativi tecnici che ci indichino 20.000 come area supportiva o resistenziale tecnica, ma è effettivamente probabilmente una linea psicologica di prezzo.
dove in effetti il mercato sta sentendo la pressione di vendite e d'acquisto. Certo, È chiaro perfetto. che iniziare a vendere l'indice, per iniziare a vendere, a shortare qualche titolo sull'indice, dovremmo aspettarci con conferma anche giornaliera, una rottura di questo canale ascendente che ha segnato gli ultimi rialzi da metà dicembre ad oggi. Certo. Vediamo qualche titolo particolarmente. Oggi c'è Intesa San Paolo, fanno 1,25, 1,29, ve la faccio vedere. Sembra quasi che voglia anche, guardate, ecco, qui c'era una bella divergenza ribassista, un attimo che ve la ingrandisco, ecco, una bella divergenza ribassista che si è praticamente è stata, ha portato il movimento dei prezzi da 2 euro per azione, 2,02 euro, fino al canale, alla base di questa trend che manteneva in maniera supportiva il rialzo come l'indice. Anche è stata rotta, è stato fatto un falso break l'altro giorno, ieri quasi in chiusura di giornata, e oggi aperto in gap up e consolida il livello. Quindi non è detta l'ultima parola. Iniziare a shortare, ripeto, anche questi titoli. Io aspetterei una conferma, ripeto ancora una volta, dall'indice, dal FTSE MIB. Se non vediamo anche l'indice sotto l'area 20.000 e quindi ha breccata con convinzione e forza quella trend line anche con chiusura giornaliera, non inizierei a parlare di short. Intesa San Paolo, vediamo l'altro bancario Unicredit, che si muove, come ben sappiamo, in maniera molto simile. Ecco, questo Unicredit, lo storno dei prezzi è stato un po' più forte rispetto ad Intesa, ha toccato un massimo a 6,15 euro, 6,20 euro, e poi è scesa giù fino a 5,85. Battendo sulla linea di per comprato dei prezzi, di per venduto dei prezzi, e da lì è rimbalzata velocemente in chiusura, confermando questa trend line, la valenza tecnica di quel supporto di breve, e da lì oggi ha aperto il gap up e va molto bene, guadagna il 2,5%, 2,30%. Qualche titolo in particolare? No, nessuno segnala nulla. D'altronde, se noi guardiamo il trend fortemente rialzista, non abbiamo ad oggi nessun motivo per shortare, perché sarebbe questo la prima inversione di tendenza. E per essere sicuri che questo trend si vada a invertire, dovremmo vedere un ritracciamento, un secondo ribasso, e al successivo ritracciamento con sicurezza potremmo intendere che il trend di questa azione si sia invertito. E questo a livello generale, sono le basi dell'analisi tecnica, quindi, come giustamente dice Anton Giulio, ulteriormente poi anche la tenuta dell'indice sconsiglia attualmente posizionamenti contrari all'attuale trend. Volevo analizzare qualche utilities, quindi utilities ed energetici, magari Saipem, che noi abbiamo chiuso brillantemente l'altro giorno. Purtroppo noi non prevedevamo quest'ultimo allungo di Saipem fino ai 18 euro per azione. Come vedete oggi perde il 3% e sta facendo esattamente il pullback di questa trend line rotta. Siamo in concomitanza di una divergenza ribassista, vediamo come chiude oggi la giornata e poi vediamo se continuare a comprare le Saipem e avere come magari il prossimo target 18,5-19, oppure poi rientra all'interno di questo wedge, di questo grande Pronto? wedge, e provare a venderlo. Questa è Saipem. Noi abbiamo, ricordo, noi siamo su Va trend bene. line, ma abbiamo chiuso l'operazione a Va ridosso dei bene. 17 euro Vado. per azione. Ve lo faccio vedere anche col Fibonacci. Noi abbiamo segnalato una prima chiusura di metà operazione a 16,40 in concomitanza del 38 di Fibonacci, e poi l'altra chiusura è avvenuta qui a 16,80, a ridosso dei 17 per azione. Forse un po' preventiva, prematura, però ripeto, nessuno si aspettava questa rottura brusca del titolo Saipem, che è andata anche a rivedere di nuovo 18 euro per azione. Che Questa è potrebbe poi Saipem.
D'accordo, senti, vogliamo guardare tutti quanti in ordine alfabetico i primi 15 titoli del paniere? Quelli Ok, selezionati da allora, che Pietro. ci sono qui quelli che vedo in lista, no? Esatto, Nella lista. generali, i primi 15 del paniere sono insomma. Generali, guadagna lo 0,74 è ancora lontana dall'area di supporto per iniziare a servire al rialzo, quindi l'area di 16,60. Ha rotto il super trend, ci segnala lo short, ha rotto al ribasso la zona dei 17 euro per azione e insomma io non la comprerei fino a quando non la dovessimo trovare di nuovo in quest'area di prezzo. 16,50, 16,60. Allorché comprerei sulla debolezza e sulla tenuta di questo canale rialzista che mantiene i prezzi da 6 mesi, da giugno all'incirca. Mi sa che questo era il 16, 16 giugno, sì, il minimo a 12,90 era del 24 giugno 2013. Queste generali. Atlantia. Ha rotto il canale rialzista nel quale si muoveva il prezzo, segna un principio di divergenza ribassista, ma oggi ha aperto in gap up e consolida e batte sui massimi di periodo relativi. Segna 17,75 in questo momento. La trend line da seguire nel breve periodo è questa. Dal minimo del 23 dicembre a seguire 9 gennaio 2014 e quello in concomitanza del pullback della fase del canale rialzista 17,25. Banca Monte dei Paschi ha rotto al ribasso la trend line di breve che supportava il movimento al rialzo, quello da cui è partito da 15,30 fino a 19, quasi a 19 per azione, e adesso fra l'altro è stata anche attraversata la zero line del CCI, guardate, questa qui, è short e probabilmente potremo vederla tranquillamente in una zona di prezzo, in questa raggiungere i 0,17, 17,50, 0,17 grammi. Perde l'1,60. Enel ha finalmente toccato e chiuso questa figura tecnica, i 3,40, i 3,40 per azione e adesso il target che noi l'avevamo chiuso un po' prima, è arrivato a 3,40, adesso ha raggiunto quel target tecnico evidenziato abbondantemente anche da Pietro. Aspettiamo adesso di vedere nelle prossime sedute di borsa come vorranno posizionarsi su questo titolo. Eni, oggi un gran rimbalzo, fa l'1,5%, ha rotto al rialzo la trend dinamica discendente che conteneva il ribasso dal massimo del 29 ottobre, da 18 all'operazione, e stamattina ha aperto a 17, facendo in gap up da 17,33 e adesso siamo ovviamente in una situazione di ben comprato sui CCI, vediamo come chiude la giornata, se conferma la rottura potremmo iniziare a pensare a degli spunti operativi nuovi. Ho capito. Allora, Unicredit l'abbiamo vista, Eni pure, Generali, Enel, Intesa San Paolo l'abbiamo vista. Fiat, purtroppo tecnicamente non possiamo commentarla perché guardate c'è stato questo gap di prezzo pazzesco in concomitanza da 5,96 da 6 euro per azione fino a 6,70, quindi fino a quando non avremo qualcos'altro qualche supporto, resistenza al quale poterci anche collegare, non possiamo, dobbiamo attendere. Giulia CNH Industria. Dire che eccola, questa qua è sorella Chrysler, ormai comprata da Fiat, è long, e fin quando non va a ridosso degli 8,50 euro per azione, non chiude, non ha una chiusura, non fa una chiusura giornaliera al di sotto di questo livello tecnico, possiamo mantenerla in portafoglio, è abbondantemente long. Occhio alla divergenza ribassista, alla situazione divergenziale che si è creata sull'indicatore, ma ripeto, fin quando non oltrepassa, quindi non break al ribasso, questa trend line ascendente è long.
Perfetto. Tenaris. Eccola, Tenaris, perde lo 0,80. Noi abbiamo provato a servirla anche io e anche il sottoscritto quando ha risentito questa zona di prezzo 15,50, poi stoppato, purtroppo ho preso un brutto stop in questa zona di prezzo e poi è partita al rialzo e long. Il target effettivo potrebbe essere 17 € per azione. Non la liquiderei, ripeto anche, vediamo se possiamo anche collegare tecnicamente, forse troppo breve, vabbè, tecnicamente questa è la conformazione tecnica del titolo a 4 ore, sì, ripeto, se non va al di sotto dei 16,50, dei 16,50 questa zona qua, mantenere. Sì, bisogna aspettare un bel ritracciamento per rientrare in Ripeto, acquisto. il target è 17 €. Almeno il primo target è quello, poi guardate dov'è, i massimi di periodo sono 18,50, 18,40. Quindi quello poteva essere un ottimo target di medio periodo per poi magari portarlo avanti aggiornando stop e quant'altro fino ai massimi di periodo che sono quelli lì. Sempre che la situazione macroeconomica in media del settore energetico sia favorevole anche per un rialzo del settoriale, no? Perfetto. Tenaris? No, Tenaris, Snam, chiedo scusa. Snam, eccola, guadagna lo 0,50 e ritesta per la terza volta nell'ultimo periodo dall'inizio di gennaio il top del canale rialzista nel quale è contenuto il movimento dal lontano giugno 2013. Stamattina aveva rotto nelle prime ore del mattino, aveva breccato al rialzo il canale rialzista, adesso però sta rientrando bene, vedo che i prezzi battono, sono rientrati all'interno del movimento Certo. generale di prezzo, quindi. E siamo anche sul Commodity Channel Index siamo in un forte ipercomprato, quindi probabilmente, cioè, dovremmo aspettarci una fase di storno dei prezzi, ma è long, è abbondantemente long questo tipo. Questa è la conformazione Vediamo tecnica del long. cosa ci manca, un secondino. Nupsottica. Luxottica, eccolo, guadagna il 2,25%. Oggi ha finalmente breccato al rialzo questa trend line discendente che partiva da 43 € per azione, ritestata il 2 di gennaio, il giorno 2 e 3 di gennaio, e adesso oggi finalmente, anche forse con qualche dato societario in programma, è stata abbondantemente comprata, e vedete anche in concomitanza una divergenza rialzista dura, stupenda. Aperto in gap da 37,50 a 37,95 e adesso ovviamente c'è una fase di pervendita per comprato, c'è un piccolo storno dai massimi di giornata 40,20, ma direi che se chiude al di sopra di questa è long. Allora, Telecom l'abbiamo già vista? No, Telecom ci manca, un attimo, perde il 3%. Ecco, un primo storno arrivato sul titolo dall'area 85, quindi è arrivato a fare un massimo a 0,88 e da lì adesso il titolo sta un po' effettivamente uno storno del prezzo fisiologico dopo una situazione divergenziale che è in essere da mi pare 0,80 se non vado errato. Sì, da 0,80 a 0,85 questo. Ok, allora, Fiat l'abbiamo già vista, Terna l'abbiamo vista? Terna più il 30%, più 0,30%, ha rotto al rialzo la trend line di breve periodo che conteneva al ribasso i movimenti e consolida il livello adesso. 3,65 ci è stata ampiamente segnalata l'inversione da questa divergenza rialzista in essere, partita
che si è venuta a configurare il giorno 16 gennaio, e dai movimenti poi sono saliti, sono 2 o 3 giorni che ferme al rialzo e oggi ha beccato anche il. Vediamo adesso l'evoluzione del titolo, quale sarà tecnicamente, vediamo se si fa un pullback, se torna ai livelli di 3,50, 3,60, se possiamo entrare al rialzo. Certo. Penso vuoi che guardo lo standard e busto o vuoi che diamo Atlanta, una parola Atlantia, tecnica? scusa. Atlanta l'abbiamo vista, STM. STM, eccola E poi qua, sai. 0,21. Allora, questa STM, la conformazione tecnica del titolo era, la vedete bene, questo canale discendente, di medio periodo. Il livello cardine cruciale del titolo era in precedenza 5,50, questo livello di prezzo qui, che è stato poi purtroppo questo supporto, psicologico più che tecnico, perché è statico, ma alla fine è stato rotto, ci sono state delle false rotture, questa zona di prezzo qua. E da lì poi c'è stata una brutta rottura qui in a metà di dicembre, poi l'ultimo test di 5,50 è partita al rialzo fino ai 6 euro per azione l'altro giorno e adesso lateralizza in questo ampio range di prezzo tra 5,50 e 6 euro. E quando uscirà da questa brutta fase laterale, non consiglierei di operare. Certo. Saipem l'abbiamo già guardata? Sì, Allora abbiamo guardato. senti, ci segnala Mario. Ah, ecco, fixing 1238 per l'oro. Quindi è confermato lo short. Grazie Mario. Adesso vediamo come Ah, si dispone. scusami, Raffaella ci chiede Toz. Toz oggi ha fatto un bel rialzo. Eric, ciao a te, grazie per la tua presenza. Ti dice che sei un Ciao grandissimo, Eric. ma non è vero. No, lui l'abbiamo conosciuto a Torino, è un grande Eric. Ciao e buon pomeriggio. Toz, Allora, vediamo se lo troviamo rapidamente. non vorrei fare guai sulla piattaforma di Pietro. Vediamo. Eccolo là. Eccolo Toz, è rientrato Ce lo chiede. nel wedge, nel grande wedge che conteneva il movimento nel 2013. Adesso ovviamente tocca, penso, i 115, ah no, 114,70. Aspettare. È andata a chiudere, vedi, il gap Raffaella dell'altro giorno. Vediamo adesso come chiude la giornata, ripeto, vediamo le 17.30, 17.40, però più che vedere, quello che vedo io è che è rientrata in questo grande wedge. Adesso vediamo, ha chiuso il gap attualmente a 114,70, il gap dell'altro giorno, che del 10 gennaio. Adesso vediamo se magari torna. Come si muove da adesso in poi, vedi sul Commodity Channel Index, siamo in pieno ipercomprato, adesso vediamo che storno, lo storno di che entità sarà questa fase di ipercomprato, vedremo se entro fine settimana potremo dare una possibilità operativa anche su questo titolo. Ci dice Raffaella, troppo presto per un long? Io personalmente aspetterei o un pullback della vecchia trend line oppure magari un attimo, volevo cercare di. Oh, finalmente l'ho trovato. Ecco, cioè, ripeto, questo è il canale di breve, è la trend line di breve in cui si sta muovendo il prezzo. Vedi, qui ha rimbalzato più volte. Ripeto, io il long su TOTS solamente al di sopra, se breccata questa trend, con conferma giornaliera, perché Certo. secondo noi c'è una rotazione settoriale in atto, Raffaella ci seguiamo un dice al po' con riguardo, l'indice in questo secondo ultimo me, periodo. scusami, ci dice Raffaella, secondo me 117 è il primo target. Quindi lì tu sei dentro da qui giù, da 109, 108. Ma non so, non precisa questo, ma secondo me Sul l'attuale grafico a 4 ore mi movimento. immagino questo, con lo stop sotto i minimi relativi di periodo 106,70. No, non è Io dentro, ripeto, non è dentro, non è dentro.
Io non entrerei prima del break di questa trend line di breve periodo discendente, quella che ho fatto partire dal 2 ottobre ad oggi. Allora senti una cosa, mancano ancora pochi minuti, vogliamo ritornare sulla piattaforma Forex e magari, come ci chiede Claudio, se diamo un'occhiata allo Standard & Poor's. Ok, allora Standard & Poor's 500 e Dow Jones. Vediamo un attimo. Ecco, il Dow Jones, ahia, il Dow Jones inizia pesantemente a retra, aperto. Ecco, l'apertura degli americani. Il Dow Jones è sceso a 16.350. Io ricordo che questa era una soglia tecnica del prezzo negli ultimi giorni. Vedete questa qui. È stata rotta al ribasso, la settimana scorsa. Qui intorno al 13 di gennaio è stata ricoperta la rottura del livello statico e adesso è di nuovo all'attacco di quel livello tecnico. È chiaro che, un attimo che ve la rimpicciolisco, soltanto un break di questa trend line di breve potrebbe confermare una view short su questo strumento derivato. Paradossalmente, se dovesse fermarsi, io potrei pensare a un long speculativo, anche se vedo la zero line crossata al ribasso. Vediamo come Peraltro, se chiude. me lo metti un attimo sul giornaliero, qui abbiamo una bella pin. Lo puoi ingrandire? Si è disconnesso? Se non ti No, no. risponde più la piattaforma. Ecco. No, adesso sì, ecco. Perfetto. Allora, giornaliero è questo. Il vero storno di prezzo. Mi senti, Sì, vai Marco? tranquillo, adesso sì. Oh, perfetto. Il vero storno di prezzo che mi attendo. Allora, il punto cardine, il livello di pericolo per questo indice americano, secondo me, è questo. Se non va sotto i 16.100, cioè se non rompe con conferma questo livello, l'indice, lo storno è soltanto una fase di ritracciamento. Rotti 16.000 punti, quest'area di prezzo qui, allora lì potremmo Sì. iniziare a prendere anche sul mercato americano posizioni contrarie. Sì, certo, Idem sullo Standard & Poor's. Lo apro un e... attimo. Ok, d'accordo. Scusami, Anton Giulio, poi ritorni sulla visione di prima e la ingrandiamo un attimino, ritorniamo a discutere un attimo di quella pin. Perché come potrebbe essere un rafforzativo dell'idea che possa raggiungere quel supporto ulteriore che hai, se ingrandisci un attimino l'immagine. Ecco, è corretto questa analisi? Perfetto. Sì. Scusami se ti ho interrotto, Qui prosegui. attenderei sviluppi, io qui attenderei sviluppi, attenderei qui il prezzo. È chiaro che se è rotta quest'area statico-dinamica, quest'area di prezzo, allora lì possiamo realmente iniziare a pensare ad uno storno degli indici azionari. È un punto cardine 16.000 punti per lo Standard & Poor's, per il Dow Jones, scusate. Mario ritorna ancora sull'oro e ci precisa che appunto il livello fissato a 1,238 sembrerebbe consigliare, suggerire che il livello statico sarà tenuto. Infatti Eh noi sì, non, sì, come è abbiamo detto aperto così, prima, no? 1230, ha segnato 1235, Marco? 1,238, 1,238. Ah, quindi ecco, perfetto, E va bene. infatti noi abbiamo suggerito che preferiamo attendere un ritracciamento prima di un eventuale posizionamento short. Cesare ci sollecita una risposta a una sua mail inviata al support, che probabilmente ci è sfuggita, ce ne scusiamo, e provvederemo subito dopo il webinar, la fine della puntata di Trading Time. Provvedo io subito, Cesare, e ti Ci saluto. scusiamo. Grazie a te. Vogliamo
Anton Giulio, adesso Anzi, se da... sei su Skype ci sentiamo via Skype, è più semplice. Perfetto. Anton Giulio, vogliamo ripercorrere rapidamente tutti i grafici principali del Forex? Allora, ritorniamo sui nostri quattro grafici. Ecco, il DAX è invertito, ha sentito l'area resistenziale, sta iniziando a disegnare una lieve divergenza ribassista, ma niente di confermato se non va al, se non rompe, con conferma a 4 ore almeno 9.700 punti. Dollaro yen ha sentito l'area di prezzo e conferma la nostra view short, quindi questa è un'area importante sentita dal mercato. 104,70, 104,50. Bund staziona sui massimi di giornata, 141,65, 141,70. Se non sbaglio, abbiamo Longo. comunque una copertura attiva. Sì, abbiamo qui una copertura attiva che all'occorrenza ovviamente si attiverà. Ve la faccio vedere. Eccolo qua. Se dovesse Perfetto. scendere al di sotto dei 141,35 verrà attivata la copertura short. L'euro-dollaro staziona anche lì su questa zona di minimi che si sono venuti a formare ieri e oggi in area 1,35-1,35. Per il momento questa è la linea di mercato. Noi abbiamo in essere. Marco, mi ripeti le posizioni del portafoglio per favore, attive? Il dollaro yen l'abbiamo esaminato, l'euro-dollaro, Short, esatto, long DAX. esatto, e abbiamo lo spread. Long Bund, Sì, chiedo scusa, Euro abbiamo T. sbagliato piattaforma, stavo guardando un'altra piattaforma. Allora, il Bund in buy, che abbiamo già esaminato già con la sua copertura. Il dollaro l'abbiamo già esaminato, l'euro-dollaro anche, e abbiamo commentato anche lo Abbiamo una spread posizione, aperto una a BUSD. meccanizzazione. Abbiamo una meccanizzazione Euro-D. in essere aperta su AUD/USD, questa, se venisse crossata al rialzo la linea del super trend rossa che batte a 0,8850, anche lì entreremmo long. Fra l'altro sarebbe anche quasi una copertura attiva sull'hedging, sull'operazione in spread che abbiamo in essere su euro contro dollaro australiano. Quindi tutto confermato, tutto in ordine rispetto anche a come si stanno evolvendo i prezzi nel mercato. E per oggi penso sia tutto. Marco, vuoi chiudere? Vuoi leggere il disclaimer? Prima non l'hai letto, mi sa. Facciamolo leggere. Dai. L'abbiamo comunque lasciato in sovraimpressione. Direi che per quest'oggi sia chiaro e quindi non ci sia bisogno di rileggerlo. La nostra è Va bene. comunque Ultime una domande, funzione puramente didattica. Prego. qualcuno ha qualcosa da condividere, qualche grafico, rendiamolo interattivo, no, questo webinar. Magari hanno qualche segnalazione da segnalarci i nostri amici, i nostri utenti. No, non c'è nessuna richiesta particolare, evidentemente la Nient'altro? tua panoramica è stata più che esaustiva e completa. Troppo Quindi, buoni, troppo buoni. ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio Anton Giulio e Marco e Anton Grazie a Giulio, loro. vi salutano e vi ringraziano. E ci Ricordano rivediamo che domani. venerdì siamo a Bologna, ragazzi. Chi volesse, noi siamo a Bologna dalle 9 di mattina fino alle 19 di sera, a Luna Hotel, vicino Stazione Centrale. Tanto su Facebook trovate tutto. Se Ciao volete, Mario, chiamateci ciao via Fabio, ciao a Skype e ci tutti. rispondiamo. Ciao, arrivederci a tutti. Buon trading.